Ciao, benvenuti in Nitro Praxis, io sono Coccia, è venerdì e quindi parliamo di tecnica improvvisativa, tecnica solistica, fraseggio. La volta scorsa abbiamo iniziato a ragionare sull'opportunità di lavorare in sede di pratica su un fraseggio a domanda e risposta, quindi mantenendo sempre inalterata la domanda e cambiando la risposta. Se hai praticato un po' le cose che ci siamo detti in quel video, e se non l'hai fatto, valla a fare, perché sennò quello che diciamo oggi non ha senso, ti sei reso conto che i vantaggi che ottieni da quell'approccio sono tanti. E prima che ti ricordi quello che hai suonato, che lo ripeti sempre, quindi sei costretto a ricordartelo, questo però genera un'abitudine a ricordarti quello che hai appena suonato, che è importantissima. Il secondo effetto collaterale è che hai ottenuto un fraseggio che ha un senso, ok? Magari non è ancora quello perfetto, ma inizia a non essere completamente fatto di frasi sconnesse, magari bellissime prese da sole, ma infilate una dietro l'altra un po' a cazzo, no? Perché domanda, risposta, però la domanda resta sempre quella, non ti viene proprio da fare delle risposte che non c'entrino niente. Il terzo effetto collaterale è che riesci a, dopo un po', fare in modo che siano le dita a ubbidire alla tua immaginazione musicale. E quando questo succede, uno, godi moltissimo, e due, chi ti ascolta percepisce che c'è una musica e non delle dita che si muovono in ballo, ok? È una differenza enorme, è proprio un altro sport, ok? Oggi proviamo a fare una cosa simile, ma cambiando un po' le regole. Cioè, la volta scorsa facevamo domanda, risposta, lo schema era sempre questo. Domanda e improvviso la risposta. Faccio la domanda uguale e improvviso la risposta. La domanda era sempre uguale per improvvisare la risposta. Oggi facciamo lo schema si sposta su quattro misure ed è domanda, risposta, improvvisata, un'altra domanda improvvisata, risposta improvvisata. Quindi di preparato in qualche modo c'è solo la prima misura, però poi continua lo schema domanda, risposta, ok? Questo aumenta la lunghezza della mia concentrazione, mi sposto da 2 a 4 misure, però mantiene comunque dei punti di riferimento, per cui non è così difficile stare dentro la struttura e evitare di perdersi, ok? Che è uno dei nostri obiettivi principali. Proviamo. Lì che è all'interno del tuo linguaggio, ma fallo in questa maniera qua: domanda presa da un lick, risposta improvvisata, controdomanda improvvisata e risposta e controrisposta improvvisata. Quindi adesso si snoda su quattro misure, diventa un po' più lungo, un po' più interessante e capace che magari nessuno si accorge che sei partito sempre dalla stessa idea, no? E comunque inizia a diventare un pochino più usabile e comunque ti insegna a prendere una idea di partenza, magari che ti è piaciuta da una frase, da un assolo, da un link, da quello che è, e incorporarla all'interno del tuo linguaggio, che è per lo scopo per cui ce le tiriamo giù le frasi fighe, no? Quindi insomma dacci dentro tantissimo, pratica. Noi ci vediamo venerdì per parlare di fraseggio e sarà una cosa completamente diversa, molto divertente, e
nei prossimi giorni e per tutto il resto invece. Chitarra in mano, è buona praxis.